Eccola qui la protagonista di questo video. Chi è Nana questa? Alexis. Quindi oggi cosa andiamo a vedere? Il mazzo di Alexis. In pratica, come avevamo già fatto vedere nell'unboxing eccetera, nel cofanetto Accademia dei Duellanti di Yu-Gi-Oh! GX in formato Speed Duel sono presenti 8 mazzi. Oggi andiamo a fare un po' il focus su quello di Alexis. Ti ricordi che carte sono le sue preferite? La Cyber Tutu. Cyber Tutu, quindi c'è. Allora, il mazzo signora, si chiama Ragazza Cyber. C'è la signora. Ma la signora non ti ricordi il nome, poi adesso andiamo a vedere. Bene, bene, bene. Quindi ricordiamo che nel cofanetto sono 8 mazzi già pronti. Andiamo a vedere quello di Alexis e un po' anche spiegare come funzionano alcune meccaniche appunto di quel mazzo. Perfetto, dai, andiamo sul campo di gioco. Allora, sei pronta? Yes! Prima di andare a vedere il deck di Alexis Rhodes, andiamo un po' a conoscere questo personaggio. Vi faccio un breve incipit e poi ovviamente io direi che vi consiglio di approfondirlo perché è molto molto interessante, soprattutto a livello di storyline, dato che è praticamente una delle protagoniste di Yu-Gi-Oh! GX, ovviamente dopo a Jaden, che è il protagonista principale. Però Alexis darà una grossa mano soprattutto a Jaden per lo sviluppo del personaggio e se stessa ovviamente, anche perché lei è una studentessa dell'Accademia dei Duellanti Obelisk Blu, che è la classe quella più alta, quella principale, quella dei più bravi, mettiamola così. E scendere diciamo dal piedistallo e a stringere amicizia con Jaden, che è dell'Obelisk Rosso, quindi di un'altra classe, che è quella forse un po' senza forse, è quella meno preparata, mettiamolo sotto questo punto di vista, un po' le peserà. Però poi man mano nelle puntate anche lei mostra effettivamente un grande sentimento verso Jaden, lo aiuterà molto spesso e volentieri, e come dicevo prima tutti i vari personaggi che andranno in contatto in questa serie avranno un bello sviluppo a livello caratteriale. Ma ora basta parlare, mettiamolo così, andiamo a vedere le carte. Ma logicamente ragazzi vi consiglio di cercare di recuperare questo anime perché Yu-Gi-Oh! GX è davvero molto molto bello. Ma appunto andiamo a vedere il deck di Alexis Rhodes. Eccoci qua sul terreno di gioco, queste sono le carte di Alexis. Quindi quelle che troviamo nel mazzo preimpostato, e poi c'è un pacchettino speciale con delle fusioni che possono cambiare a seconda della confezione, però dipende. Vediamo. Allora, come composto? Senju dalle mille mani serve per evocare, per recuperare i rituali. Perché in questo mazzo ci sono anche le carte rituali, le faremo vedere anche in un altro video. Anche Uccello Sonico è ottimo per i rituali perché recupera la magia. Invece la signora Guerrera di Dio è fortissima perché rimuove i cattivi. Questa è bella. La signora Guerriera Terre Desolate invece è ottima quando va al cimitero, che ci fa evocare dal deck in maniera speciale. Mi piace pure, quindi è perfetta. E qui abbiamo dei mostri che possono essere utili per le evocazioni da rituale oppure anche da fusione, dato che ci sono alcune carte che vanno poi a essere utilizzate con l'extra deck. Questo è comodo. Questo è comodissimo perché lo evochi, scarti uno, spacchi uno, quindi molto molto interessante, ti libera un po' da momenti un po' critici, mettiamola così. Poi ci abbiamo lei. Beh, che è forte. Lei è forte, entra con dei tributi. Una volta ho tributato e sono stata fortissima. Queste carte blu sono le carte rituale, si possono evocare solamente tramite delle magie particolari. Poi c'è questo. Esatto, e poi hanno effetti molto forti. Quindi questa alcune volte la usavo. Eh sì, molto forte l'effetto, il suo effetto. Questa è comoda, il guerriero sopravvissuto ci fa recuperare un guerriero dal cimitero. Un guerriero, perché se non è un guerriero non puoi. Esatto, per quello è un potenziamento. Questa è la magia per fare evocare i mostri, quelli azzurri che sono rituali. Esatto, in pratica sì, questa qua è la magia che serve per evocarli stando attento al livello, ovviamente. Ci abbiamo questa. Questa qui è comoda per spaccare una carta sul terreno magia o trappola. Andiamo a vedere le trappoline che sono dentro. Allora, sono un po' di supporto queste trappole. Questa qui no. Questa è comoda nella fase avanzata del gioco, quando devo andare a cercare di recuperare le carte dal cimitero. Quella non la uso quasi mai. Questa in battle è fortissima. E poi ci abbiamo questa qui. E poi c'è questa fusione. Attenzione ragazzi, nel mazzo di Alexis non c'è polimerizzazione, attenzione,
Nelle regole Speed Duel, in questo cofanetto, è possibile giocare con fusione e contatto, quindi non serve la polimerizzazione per andare a evocarla, ma è una modalità di gioco che è nelle regole dietro il tappeto di carta che abbiamo nella confezione. Leggetelo molto bene perché sono un sacco di regole molto particolari. Mi sa che Zelda ha già scelto quali sono le sue carte preferite. Abbiamo Cyber Tutu e la signora, sai che non mi ricordo mai come si chiama, diciamola bene, la signora guerriera delle terre desolate, che ha un effetto davvero interessante perché quando va al cimitero ti fa evocare dal tech un mostro 1.5 inferiore in attacco. Non è davvero niente male, però ci sono tante meccaniche che vi ho fatto vedere prima durante l'unboxing, molto molto rapida, però mi raccomando, approfonditele quando giocate, leggete bene i testi delle carte in maniera da fare qualche combo davvero interessante. Fateci sapere nei commenti un bel follow al canale YouTube, ma poi soprattutto cosa ne pensano di questo deck, se vi piace o meno quello di Alexis, o magari avete provato qualche altro deck, magari vi piace come si chiama il protagonista della seconda stagione, Jaden. Non puoi trovarmi impreparato su Yugi. Fateci sapere anche nei commenti se avete provato qualche altro deck, se cosa non vi piace, cosa vi piace, qualche suggerimento su qualsiasi tipo di dettaglio. Come avete, quale mazzo avete giocato? Quale mazzo avete scelto? Esatto, se avete usato qualcuno. Insomma, qualsiasi cosa vi viene in testa dedicata a Yu-Gi-Oh! Accademia del Duellante, questo cofanetto speciale appunto di GX in formato Speed Duel, molto importante Speed Duel, fateci sapere nei commenti, cercheremo di rispondervi assolutamente. Com'è che era? Follow a canale YouTube, mi piace al video, ciao. E ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!